在呢？你明天就转过来了。你没敢说话，你别自己呢。看我这儿，这脚断快点，断这么点，断再断，再断。啊，别断回去了。看我这儿，再侧一点，再侧不好啊，侧侧太不好。啊，这个侧还可以。看我这儿了。哎，原来这是往哪一家去了？好，再往旁边一点。转一点，眼睛看我这儿，看这儿，哎，笑一下了啊，哎，笑笑了。Piazza Tiananmen a Pechino in un giorno di maggio. Abbiamo cominciato il nostro breve viaggio nella Cina d'oggi puntando qui le nostre macchine da presa. La canzone che avete appena ascoltato dice «Amo la piazza Tiananmen». La cantano i bambini in tutte le scuole della Cina. Per i cinesi questo grande spazio silenzioso è il centro del mondo. La porta della pace celeste è il cuore di Pechino. E Pechino è il centro politico e rivoluzionario della Cina. E la Cina è il Chung Kuo, il paese di centro, il nocciolo antico della civiltà del mondo. È la piazza delle parate, dei discorsi, dei cortei. La Repubblica Popolare è stata proclamata qui. E qui sono passate le ondate delle Guardie Rosse in marcia per la rivoluzione culturale. Ma noi abbiamo preferito venirci in un giorno qualunque, quando i cinesi vengono qui a fare la coda per farsi fotografare. Sono loro, i cinesi, i protagonisti di questi nostri appunti filmati. Non pretendiamo di spiegare la Cina. Vogliamo solo cominciare a osservare questo grande repertorio di volti, di gesti, di abitudini. Arrivando dall'Europa, immaginavamo di scalare montagne, attraversare deserti, ma la Cina è ancora in gran parte inaccessibile e proibita. Anche se i cinesi hanno aperto qualche porta, anche se giocano un ping pong politico, i nostri accompagnatori con sorridente fermezza ci hanno fatto percorrere solo itinerari limitati. I ritratti dei padri del marxismo sorvegliano la piazza. Marx e Engels. Tiananmen è un grande spazio di 400.000 metri quadrati, il punto d'incontro dei viali alberati e dei venti che percorrono Pechino. Sebbene abbia una solennità imperiale, questa piazza non esisteva al tempo delle grandi dinastie. È nata dopo, sotto la spinta di una necessità politica, dal bisogno di riunirsi e di dimostrare in massa. Ci sono anche Lenin e Stalin, naturalmente. Cominciamo a muoverci lungo un viale che parte dalla piazza. L'autista si ferma all'improvviso e ci dice che non possiamo girare in questa strada. Chiediamo la ragione a gesti perché l'interprete non è con noi in questo momento. Poi, come vedete, giriamo lo stesso. Più tardi abbiamo capito il motivo di quel divieto. Questo è l'ingresso ad un parco e nel parco c'è la casa del capo della Cina, Mao Zedong. Thank you.
La città ha abitudini austere, si sveglia presto. Pechino e la Cina lavorano sodo. La rivoluzione culturale aveva sconvolto i sistemi di produzione, aveva dato la precedenza alla fedeltà politica più che alla competenza. Ora l'efficienza appare di nuovo come una meta da raggiungere, pur senza rendere disumano il lavoro. Gli abitanti di Pechino sembrano poveri, ma non miserabili, senza lusso e senza fame. Quello che ci colpisce è la qualità della loro vita, così lontana dalla nostra. Apparentemente non c'è ansia né fretta. All'alba, nell'ombra delle vecchie mura tartare, non c'è solo chi va a lavorare. È una ginnastica, ma anche una danza e una cerimonia. Disciplina le membra, ma irrobustisce anche lo spirito. Si muovono ritmicamente, come seguendo una musica che nessun altro può sentire. È una tradizione così antica che i nuovi dirigenti volevano abolirla, come residuo dei tempi passati, come una superstizione. Anche la giornata scolastica si apre quasi sempre con la corsa e l'esercizio all'aperto.
non fa un giro. No. Ce l'abbiamo, no? No, indietro. Tipo. No. Un giorno ci portano alla clinica ostetrica di Pechino, un ospedale quieto e pulito gestito da dottoresse giovanissime. La paziente è un'operaia della fabbrica di valvole elettroniche, ha 35 anni e sta per mettere al mondo il suo primo figlio. Ha bisogno di un taglio cesareo e l'anestesia sarà fatta attraverso l'agopuntura. È una pratica povera, semplice, non richiede strumenti costosi o complicati. Avvicina il paziente al medico in un rapporto umano più diretto. Può essere imparata e applicata da chiunque, anche nelle campagne più sperdute, e anche da quei medici scalzi, cioè senza diploma, che sono l'ossatura sanitaria della Cina agricola. Oggi, mentre la scienza occidentale rimane dubbiosa, tre quarti delle operazioni praticate in Cina hanno come premessa l'anestesia del paziente attraverso questi sottilissimi aghi che giungono fino ai nervi togliendo la sensibilità al dolore. Anche le tecniche mediche in Cina sembrano voler dimostrare che si possono vincere grandi ostacoli con mezzi semplici e usando gli antichi insegnamenti.
in questo. Ma te senti io, Salomo? Viva. Sì. Spero che sia un maestro o una bambina. Tu hai detto che questa ragazza è la sua amica? La mia amica è有一点点疼，但是呢不是特别的疼。手术挺好的，有什么痛苦吗？觉得没有，都挺好的。你手术中也挺好，手术也出血也少，整个手术还是挺顺利的，差不多30分钟手术就结束了。L'asilo per i figli dei 6.400 operai che lavorano nel cotonificio numero 3 alla periferia di Pechino. Ogni grande fabbrica riserva uno spazio alla scuola dove le operaie lasciano i loro figli. Li abituano alla società collettiva che troveranno domani. La loro grazia è tale che fa dimenticare che le canzoni che imparano sono quasi tutte politiche. La più celebre dice: la navigazione dipende dal timoniere, la rivoluzione dal presidente Mao. Thank you.
七八对大概是，可以，哎。 你几口人呢？我六口。嗯，大孩子在哪？大孩子在工厂。小的呢？小的上。Le paghe sono basse, c'è una scala salariale senza grandi distanze fra il vertice e il fondo e il numero dei livelli è in riduzione. Siamo andati alla Grande Muraglia in un giorno ventoso. I cinesi la chiamano il lungo muro di 10.000 li. Sembra che la muraglia sia lunga 5.000 chilometri. Fu costruita da un esercito di schiavi 25 secoli fa per difendere l'impero dai barbari. Vengono in mente le domande di un lettore operaio, la poesia di Brecht. Tebe dalle sette porte chi la costruì? Ci sono i nomi dei re nei libri. Sono stati i re a trascinare quei blocchi di pietra? 哎，没关系，还早着话，十点半就九点半一个小时，早行会就行了。现在很快就完，还一个小时。我那还不是说，我比你记得人多。哦，就在前面等吧啊，来一下等一会儿啊。一会儿。是啊。我比你记得人多，关键是。Dicevano che la muraglia sarebbe stata l'unico monumento umano ad essere visibile dalla luna, ma gli astronauti non ne hanno parlato. Era un argine, una barriera contro i mongoli. I torrioni sono a distanza di voce delle sentinelle.
Se esiste al mondo un monumento all'inutilità dell'arte militare, è questo. Qualcuno l'ha chiamato il più lungo cimitero del mondo, perché i corpi ancora vivi degli operai che si ribellavano alla schiavitù di quel lavoro venivano usati come cemento per le pietre. Ma il muro arrestava anche i venti delle steppe e favoriva l'agricoltura. Altre volte, trapiantando intere famiglie di soldati in regioni lontane, favorì la diffusione della civiltà cinese. Così un monumento di guerra è diventato un involontario strumento di civilizzazione. Strani animali di pietra sorvegliano una via che attraversa una valle alberata poco fuori Pechino. È la via sacra, la via delle anime, quella che percorrevano gli imperatori defunti verso la sepoltura. Tredici dei 16 imperatori Ming riposano in questa pianura sotto i grandi mausolei. Folle di cinesi per i quali la parola impero non ha più senso vengono a visitarli. Qui, in questi parchi, un tempo nessuno poteva entrare e anche gli imperatori dovevano scendere da cavallo. Sì. 不是掉乳吗？不是，哦，是调乳。两个。La gita alle tombe è un'occasione di festa, non c'è niente di reverente o di solenne. Del resto entrare nei mausolei è inutile. Sono grandi volte e cavità che racchiudono tumuli rettangolari intonacati di grigio, tutti uguali. Meglio visitare il museo vicino. Ci sono molti tesori, ma quello che colpisce di più è questa specie di presepio politico. Qui, spiega la guida, è rappresentata la drammatica storia dei lavoratori all'epoca dei Ming. I proprietari esigono l'affitto, malgrado la siccità e i magri raccolti. Una famiglia che non è in grado di pagarlo viene cacciata dal villaggio.
I contadini diventano nomadi e mendicanti, muoiono di fame lungo la strada. O sono costretti a vendere i loro bambini. Così si viveva sotto gli imperatori feudali e questo spinse le masse dei lavoratori a ribellarsi. La lotta divampò dovunque in quell'anno 1582. Questo, conclude la guida, è proprio ciò che ci ha insegnato il presidente Mao. Ai ricchi raccolti non provvede più il cielo e i contadini non sono più cacciati dai campi. Anzi, gli studenti di ogni scuola per un mese all'anno, così inquadrati, vanno a lavorare nelle comuni agricole. Andiamo a visitare la comune agricola Cina Albania. 40 km quadrati, 3.000 ettari di campi coltivati, 29.000 abitanti. In questa pianura, ci dicono, prima che sorgesse la comune c'era solo un'altalena di siccità e inondazioni. Ora ci sono chilometri di canali, allevamenti, riserve di pesca. C'è un ospedale, 6 cliniche, 36 centri sanitari. 5 scuole medie e 19 elementari ospitano 8.000 studenti. Naturalmente ne incontreremo di più povere più avanti nel nostro viaggio. Saremmo ingenui se pensassimo di aver scoperto un paradiso rurale. Anche qui la vita dei campi è una dura fatica quotidiana. Ha ha ha!
Il mercato coperto di Sittan, in una strada centrale della capitale, è come una fiera contadina trapiantata in città, dove gli animali giungono ancora vivi. Abbiamo nascosto le macchine da presa dietro colonne di agrumi, di frutta, di barattoli di tè. I prezzi sono bassi e c'è abbondanza di merce per tutti. Oltre alla gentilezza e all'intelletto sottile, i cinesi hanno anche un'altra virtù, la ghiottoneria. La tavola è ricca e fantasiosa, ogni provincia è orgogliosa delle sue mille specialità diverse. Ma la cosa importante è che, almeno all'occhio di uno straniero, l'immenso retroterra agricolo permette a tutti i cinesi di superare la tragedia asiatica della denutrizione, anche se non dovunque c'è tanta abbondanza come in questo mercato. In questa città il Gran Cane ha un suo grande palagio, scriveva Marco Polo. Ci siamo andati una domenica a ritrovare le mura, le scale, i tetti, i giardini della città proibita, descritti nel Milione. Fino a qualche decennio fa, nessun europeo poteva entrare qui dentro e anche ben pochi cinesi. Chiusa durante la rivoluzione culturale, la città degli imperatori è riaperta da poco. E noi siamo venuti più a vedere i cinesi che la visitano che a cercare i ricordi delle dinastie estinte.
Le sale e i padiglioni conservano nomi che celebrano la grandiosità religiosa e civile con cui gli imperatori giudicavano se stessi. L'armonia suprema, la purezza celestiale, la tranquillità terrestre, il nutrimento dello spirito. La realtà della storia che si svolse all'interno di questi bastioni è ben diversa. Erano corti crudeli e avide, dominate da costumi tanto sontuosi quanto inumani. Le sale e i palazzi erano l'itinerario verso un potere inaccessibile. Visitatori e dignitari passavano da un padiglione all'altro, si avvicinavano in interminabili attese alle stanze dell'imperatore. Spesso morivano o rinunciavano ai loro propositi prima di aver compiuto l'intero tragitto. I cinesi d'oggi hanno un rapporto sereno con il loro passato. Ne sentono la grandezza solo come un riflesso sul presente e visitano senza fretta e senza ansie questa città non più proibita. Pechino è una città ancora antica, fatta di case basse, di stradine anguste, di quartieri chiusi l'uno dentro l'altro. Questa vecchia cammina a fatica, i piedi mozzi. Da giovane una fasciatura strettissima ha impedito che crescessero.
Fu un imperatore che aveva una concubina dai fianchi larghi e dai piedi minuscoli a lanciare la moda crudele. I suoi servili dignitari pensarono che l'ampiezza dei fianchi, simbolo di bellezza, dipendesse dalla piccolezza dei piedi e imposero quel costume. Se una donna ha i piedi così, era giovane ai tempi dell'ultima dinastia. La via delle botteghe d'antiquariato si chiama Liulichang. Nasconde negozi colmi di oggetti preziosi che appartengono tutti allo Stato e che lo Stato vende a prezzi equi. Le strade sono strette, quasi sempre vigilate da un responsabile di quartiere che mantiene l'ordine e impedisce l'ingresso agli stranieri. I tetti delle case spuntano dietro i muri, sulle vie non s'affacciano finestre. La vita si svolge tutta all'interno, nei cortili. Il cortile è come una minuscola piazza comune, dove si gioca e si lavora, e si coltiva quel piccolo orto privato che le leggi consentono di mantenere. Le case sono semplici, d'un'austera povertà. Entrare in una casa è difficile, bisogna vincere diffidenze e timidezze, ma poi si è accolti con cordialità. Yeah.
Esiste anche una Pechino nuova che cresce. Sebbene l'urbanizzazione sia scoraggiata, la crescita naturale è inarrestabile. Fuori dalla cinta di mura che delimitava la vecchia città mongola e tartara, nascono nuovi quartieri. La Pechino dei commerci e degli acquisti la troviamo soprattutto in due strade. Questa si chiama Wan Fu Chin. Per sorprenderla nella sua realtà quotidiana, abbiamo dovuto nascondere le nostre macchine da presa. Città austera, capitale anche della rivoluzione, Pechino concede poco al colore. I costumi sono parsimoniosi, ci si sente contagiati da virtù da tempo dimenticate, come il pudore, la modestia, lo spirito di rinuncia. L'altra strada si chiama Fengsheng. Così ogni giorno, ad ogni ora, un muro compatto di folla attraverso il quale non è stato facile muoversi con una macchina da presa. Pechino ha centinaia di templi, di pagode, ma per noi forse il più bello e il più misterioso è questo, il Tian Tan, il Tempio del Cielo. Qui gli imperatori venivano a rendere omaggio alle divinità celesti, chiedevano piogge abbondanti e ricchi raccolti. Oggi che le carrozze trainate dagli elefanti, i cortei dei dignitari, i sacrifici delle vittime bruciate sono solo un racconto del passato,
il Tian Tan è un parco pubblico affollato di visitatori allegri. È costruito tutto in legno, ogni pezzo incastrato nell'altro, senza un solo chiodo. A Pechino, ci hanno detto, c'è più di 1 milione di biciclette. E questo è il teatro Chang'an, dove i cinesi vanno talvolta a chiudere la loro giornata. C'è uno spettacolo di marionette stasera. La presentatrice annuncia un pezzo per orchestra.